Buongiorno a tutti, qui Vest di Vest94.com. Oggi è giovedì 18 gennaio 2018. And welcome to my new video. Come dicono tutte le guru americane. Allora, innanzitutto non registro video tipo dall'anno scorso, quindi nonostante già sia la seconda metà di gennaio 2018, faccio a tutti un felice anno nuovo. Di cosa stiamo parlando oggi? Di un argomento che mi viene richiesto tantissimo, nonostante io ne abbia già fatti due di video simili e nonostante il mio canale sia microscopico rispetto al panorama delle star youtubiane mondiali, una grande percentuale dei commenti che ricevo mi richiede appunto di fare questo video, ovvero la mia routine capelli del periodo. Ho già registrato altri due video simili, però erano uno di 2 anni fa e uno dell'anno scorso. È un caso per cui io ne faccia sempre in gennaio. Vi voglio proporre la mia routine capelli del periodo, che è un video difficile da registrare, semplicemente perché basta che io cambi un prodotto e la routine cambia completamente. Quindi non ho mai registrato una routine del periodo perché non ho mai una routine fissa. Però ho deciso di mostrarvi i prodotti che sto usando questo periodo, anche se sono tantissimi. Vi dico solamente che è un periodo in cui non mi sto dedicando troppo ai capelli come succedeva per esempio all'inizio della mia carriera alla coscienza ecobiologica, no? Ho smesso un po' di fare impacchi con l'olio di cocco, eccetera, anche se sporadicamente ne faccio qualcuno. Sto prediligendo pose più lunghe di balsamo e faccio quindi un impacco idratante piuttosto che nutriente, anche perché non so se si vede, ma io ho un sacco di capellini più corti perché ogni cambio di stagione praticamente ne perdo tantissimi e quindi poi mi ricrescono. Magari adesso io ho dei capelli che da qua sono lunghi fino qua e quindi vanno in giro pazzi e non si omologano rispetto a tutto il resto della chioma. La mia routine non è che varia, nel senso che io usi magari shampoo con farina di ceci, cose così, no, in realtà io utilizzo sempre uno shampoo diluito, un balsamo, pettino i capelli, poi faccio il risciacquo acido e poi mi asciugo i capelli con la t-shirt in cotone anziché con un asciugamano. Vi ho già spiegato in un articolo sul mio blog qual è secondo me il modo migliore per asciugare i capelli e secondo me è appunto tenere i capelli bagnati all'interno di una t-shirt di cotone oppure di un panno in microfibra, non di teli o asciugamani classici, perché quelli assorbono anche il sebo buono che dovrebbe rimanere sui capelli. Quindi io tengo i capelli ad asciugare in una t-shirt di cotone e poi passo anche il phon. Non demonizzo assolutamente il phon perché molto spesso non utilizzare il phon è, paradossalmente forse, più controproducente rispetto all'usarlo. Quindi mantenere i capelli bagnati per tanto tempo, soprattutto se porosi, fa male. Quindi non è detto che utilizzando di meno il phon i capelli saranno più rigogliosi, ecco. A parte questa grandissima prefazione, io adesso inizio a farvi vedere subito gli shampoo che sto utilizzando. Prima di fare lo shampoo, in pratica scelgo uno di questi shampoo che vi farò vedere e poi prendo una boccetta graduata, metto circa 10 o 15 ml di shampoo e poi aggiungo 2 o 3 parti di acqua, dipende da come mi gira, dipende. Arrivo circa a 50 ml di soluzione che io mi spatascio in testa, poi massaggio sui capelli già precedentemente bagnati, faccio schiuma. Magari tengo in posa 1 minuto, una cosa così, così lo shampoo, la schiuma si mangia tutta la sporcizia che si trova all'interno dei capelli e poi sciacquo. E ovviamente poi passo al balsamo, eccetera. Questi sono shampoo che io ho ricevuto in collaborazione dalla Jada Cosmetics, lo shampoo volumizzante di Jada Cosmetics. Lo sto finendo più velocemente rispetto agli altri perché è quello, diciamo, che mi piace di meno. Lo trovo un po' meno performante rispetto agli altri, però comunque ve ne ho già parlato sul mio blog. Altro Jada Cosmetics è questo, che tra i tre che vi ho fatto vedere è quello che mi piace mediamente, è quello purificante e mi trovo abbastanza bene perché ho ultimamente dei capelli abbastanza grassi e questo mi piace. E poi c'è quello anticrespo che è tipo il mio shampoo preferito di sempre. Questi Jada Cosmetics fanno una schiuma molto simile a quella degli ultradolce, quindi di quelli accettabili. E questo qua mi rende proprio i capelli belli, disciplinati, eccetera. Mi piace, mi piacciono parecchio tutti e tre. L'anticrespo più di tutti. Poi sto utilizzando lo shampoo di Alchemilla alla lavanda ed eucalipto. Per capelli normali e grassi è abbastanza lavante. Non fa schiuma come per esempio quelli di Giada, però ci va vicino. Io prendo sempre come riferimento gli ultradolce ed è una schiuma abbastanza buona. Si avvicina a quella degli ultradolce.
Non è potente in quel modo, però è abbastanza accettabile. Poi vi ho parlato sul mio blog anche dei due shampoo Neo Bio al giglio e alla caffeina. Mi è rimasto pochissimo prodotto in tutti e due, li ho comprati ormai da parecchio tempo e mi stanno soddisfacendo. Non sono dei migliori, non fanno una schiuma potente come quella che piace a me, come per esempio quello di Giada. Subito dopo lo shampoo, ovviamente, viene il balsamo. Io sto terminando il balsamo volumizzante protettivo di Biofficina Toscana, che è uno dei migliori che io abbia provato, però non mi convince tanto il prezzo, perché come sapete Biofficina Toscana ha dei prodotti in generale che costano sulla decina d'euro o anche di più. E questa cosa spesso non mi convince, perché magari trovo performanti allo stesso modo anche prodotti che costano di meno e magari mi fanno lo stesso effetto sui miei capelli, che alla fine non sono chissà quanto problematici. Questo qua devo dire che mi piace, lascia una cremina proprio bella sui capelli e fa anche un bel effetto. Questi capelli che vedete adesso li ho appunto lavati e imbalsamati con questo balsamo qua. Mi piace, però avrei preferito un prezzo più contenuto. Poi sto utilizzando questo. In realtà non l'ho usato tanto, però comunque lo sto alternando a tutti gli altri, sempre di Neo Bio al broccolo, che c'ha un odore buono, non c'ha un odore schifoso, cioè sa di broccoli sì, però è una parte più dolce piuttosto che amara rispetto al sapore dei broccoli, che non piacciono a nessuno i broccoli. Devo dire, abbastanza fattibile come prodotto. E poi sto usando anche questa ogni tanto, ancora non l'ho usata tantissimo, è la maschera panna e fragola di Alchemilla, che c'ha un odore buonissimo di caramella. Il balsamo io lo applico prima sulle lunghezze e dopodiché con la versione acqua splash della Tangle Teaser distribuisco il balsamo dappertutto, quindi praticamente io metto il balsamo anche sulla cute per idratare la cute e poi tengo in posa il balsamo circa 5 minuti. Quando ho finito di tenere in posa il balsamo, ovviamente risciacquo con abbondante acqua. Dopo aver risciacquato, passo il risciacquo acido e lo faccio con l'aceto, lo faccio sempre. Il risciacquo acido consiste in mezzo litro d'acqua messo magari in una bottiglietta di plastica da mezzo litro con un cucchiaio di aceto di mele. Io sto utilizzando questo qua. Forse ne metto un po' di meno rispetto alla quantità di un cucchiaio perché ogni tanto mi si squama la pelle, però mi succede spesso nei cambi di stagione. Devo dire che io con questa routine sto arrivando a fare due shampoo a settimana, ne faccio tipo uno il mercoledì e uno il sabato, i giorni dopo che faccio palestra. Ogni tanto, ho dimenticato di dirlo, aspetta adesso ve lo faccio vedere. Avevo dimenticato di prenderlo. A dicembre, se non lo sapete, ho partecipato all'avvento di Vanity Space 2017. Mi è uscito questo balsamo Cowash di Domus Olea Toscana. È un balsamo lavante micellare che si tiene in posa sui capelli. Già bagnati si mette solo questo, che è un balsamo appunto che funge, diciamo, anche da shampoo. Cioè, non è indicato per lavare i capelli molto sporchi o per rimuovere i residui di un impacco, eccetera. Però mi ci sto trovando abbastanza bene, è abbastanza buono. Prima o poi ve ne parlerò sul blog. Faccio un'ultima pettinata che serve a buttare via tutta l'acqua in eccesso. Li strizzo un pochino delicatamente. Tengo tutti i capelli dentro una t-shirt di cotone. Dopo che la t-shirt in cotone si è inzuppata di acqua in eccesso, passo il siero di Biovera, di cui vi ho parlato tipo 2 anni fa sul blog, però poi l'ho riposto e non l'ho usato più. Adesso lo sto usando di nuovo, è quasi finito. È una lozione per capelli al rosmarino, serve a rinforzare appunto i capelli. E poi li rimetto di nuovo in un'altra t-shirt di cotone calda. Aspetto un'altra volta che si inzuppi di acqua in eccesso anche quest'altra t-shirt di cotone. E poi tengo tutti i capelli dentro la t-shirt di cotone e tiro fuori la frangetta bagnata. Spruzzo con lo spray fissativo alla rosa damascena di Maternatura, anche questo mi è uscito dall'avvento di Vanity Space, però lo spruzzo sulla mano, non lo spruzzo direttamente qua, perché se lo spruzzo direttamente sui capelli si formano tante goccioline, tanti schizzetti così. Invece lo spruzzo sulle mani, faccio così e poi lo passo sulla frangetta. Quindi mi tengo la frangetta fuori, già pettinata in posa come la voglio da asciutta, quindi aspetto che si asciughi lei naturalmente e tutto il resto dei capelli stanno dentro la t-shirt di cotone. Quando la t-shirt di cotone risulta inzuppata per l'ennesima volta, io caccio tutti i capelli e procedo all'asciugatura col phon. L'asciugatura col phon viene preceduta a sua volta dal passaggio di cristalli liquidi di Alchemilla. Devo dire che con questi cristalli liquidi ho le lunghezze molto più disciplinate. Io faccio due spruzzi e questi sono quelli per capelli castani. E in più mi fanno i capelli lucidi e dovete sapere che contengono anche dei pigmenti colorati perché sono
differenziati per varie tipologie di capelli, esistono quelli per capelli biondi, rossi, mori, castani e quindi danno anche parecchi riflessi. Questi cristalli liquidi profumano un sacco di un odore di cocco misto a quello delle liquirizie che mangiavamo quando eravamo piccole, quelle per esempio fatte tipo a sushi, cioè con lo strato nero fuori e con la parte bianca dentro o colorata. C'ha quell'odore là e mi piace parecchio, soprattutto per l'odore che mi riporta un po' all'infanzia. All'asciugatura io procedo facendo brushing con la Blow Styling Half Paddle della Tangle Teaser. Poi dovete sapere che la frangetta sono costretta a pettinarla con questo. Ne ho due in realtà. Sono pettini a coda di plastica con i denti stretti per favorire, diciamo, una piega col phon un po' più accettabile. La pettino così e ci passo il phon. E poi che cosa altro c'è da dire? In pratica mi pettino con la Saluni Light, sempre della Tangle Teaser. E poi questo è un pettine di legno. In realtà non so se è legno vero, l'ho preso dai cinesi. Siccome occupa meno spazio perché è piatto, è tipo un pettine bidimensionale, occupa poco spazio, io lo porto in borsa e mi ci pettino quando non sto a casa. Per mantenere i capelli utilizzo lo spray anticrespo di Giada Cosmetics solamente nelle occasioni particolari, perché vi avevo fatto già una recensione su questo prodotto e vi avevo detto che non è che mi convinca chissà quanto, non lo trovo molto performante perché comunque io i miei capelli pazzi, continuo ad averli pazzi. l'ho sempre spruzzato sulle mani e passato sui capelli magari ancora umidi e non qua sopra, perché altrimenti lascia dei residui che fanno sembrare i capelli sporchi. Lo uso tanto per terminarlo. Questa era la mia routine capelli. Avrete capito perché non ne faccio spesso, perché utilizzo tantissimi prodotti, poi fino a che non li finisco, continuo a riproporli in base a come mi gira, in base a come mi sento. Grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia stato utile. Spero di rivederci presto. Seguitemi, mi raccomando, su tutti i social, mi trovate come Vesd94 ovunque, soprattutto su Instagram. Fatemi questo favore, sto cercando di arrivare ai 1500 followers, ma ogni volta che ci arrivo, poi mi unfollowano 20 persone, quindi non riesco ad arrivarci mai a 1500 followers, quindi vi aspetto là. E poi vi aspetto anche sulla pagina Facebook, si chiama il blog di Vesd94. Quindi spero di rivedervi presto e ci vediamo alla prossima. Ciao!